Ciao a tutti ragazzi, qui è Saidonia e benvenuti in un nuovo episodio della Blind Run di Leggende Pokémon Arceus. L'ultimo episodio è stato un gran tripudio di mazzate. Un episodio che come videogiocatore mi insegna che devo stare più attento, più cauto, meno frettoloso, meno smaniante di scoprire, al prezzo di perdere, risorse preziose, come pozioni e revitalizzanti. Il lago purtroppo si è mostrato veramente poco. Abbiamo solo una nuova musica. E la formazione rocciosa che credo contenga l'antrone di Mesprit. Ma purtroppo, con queste sole poche informazioni, dobbiamo tornare indietro. Proseguire con la storia. Cogliere qualche bacca. E tornare a casa base. Ma una piccola soddisfazione. Landa ossidiana. Completata. Completata. Bei remix. Abbiamo tanti Pokémon Alpha. Heracross. Laxio, Laxio 2, Alakazam, Snorlax, Lopunny, Scyther, Golbat, Parasect. Già, e se proprio, Rapidash. Stavo facendo mente locale. Lì c'è Rapidash. E se proprio, qui c'è Bibarel, ma non lo segnerei. Magari lo segniamo così. Sono quelli catturati. C'è anche Cricketion da qualche parte, ma ehi, non so dove trovarlo. Va bene. Tornerei a leccarmi le ferite, banalmente. Ci andiamo a fare una cura, un piccolo report. Cos'era quel suono? Cura, un piccolo reportino, un po' di reportistica. Controlliamo un attimo il catturame. No, non voglio riposare, perdonami. Abbiamo Mr. Mime, Gastrodon, un ottimo Gastrodon, veramente forte. Kadabra, che appunto con il cavo Link in teoria dovrebbe evolversi attraverso il cavo Link. 133 di attacco speciale, ma ragazzi, il vero MVP è lui, è 149. Boh. Non abbiamo ancora trovato dei semi upgrade, però per esempio la ghiaia impegno possiamo, anzi, più che la ghiaia impegno, la sabbia impegno, possiamo darla a Cleavor. Vedere quanto aumenta il suo attacco, che in questo momento è a 2. Vediamo con 3 quanto va, da 149 a? Da 149 a? ...154, 5 punti. Non poco, non poco. Pardon? 168. Porca miseria. Aumentano tanto i punti dell'attacco. Cioè i punti di una statistica. Ottimo, questo Cleavor sta diventando veramente una macchina da guerra, eh? Attenzione. Attenzione. Bene, bene, punto tutto su di lui. A questo punto reportino. Reportino fondamentale, ragazzi. Le tue ricerche fanno notevoli progressi. Vediamo subito questo rapporto. Interessante, notevolmente interessante. Permettimi di aggiornare il Pokédex con i nuovi dati. Benissimo. Stuntler, le inusuali corna hanno il potere di ammaliare chi le osserva. Allorché queste cadono, le nere sfere possono essere ridotte in polvere per ricavare un rimedio contro l'insonnia. Non abbiamo altro però. Cleavor cosa deve fare? Forbice X, non ce l'ho, roccia scure, non l'ho ancora imparata. Tecniche potenti viste, tecniche rapide viste, va bene. Dobbiamo fargli fare tante mosse. E buono, intanto siamo oltre la metà. Torniamo al villaggio.
Siamo oltre la metà del livello 3, quindi quasi livello 4. Sta diventando chiaramente più difficile. E ancora ci manca la quest dei Beasiel, ragazzi. Mentre questo, la 18, l'andiamo a completare. Ora abbiamo un'altra richiesta, avete visto? Eccola qua. Andiamo a prenderla subito. Non posso weirdirrare al villaggio. Eccola lì, la rec. Prendiamola. Vediamo che numero è. Senti, l'ho visto davvero. Ascoltami, per favore, l'ho visto, devi credermi, l'ho visto, ti dico. Che cosa? Un'abra, no? Che è un fuoco fatuo tutto rosso. Stavo facendo una passeggiata notturna per la spianata Filavento e a un certo punto ho sentito una presenza vicino a me. Oh no, ancora. Non darle retta, ricercatore. È solo un'altra delle charle di Charlene. Charlene. Sto dicendo la verità, ho visto un fuoco fatuo coi miei occhi, vi dico. Se non è una bugia, allora fai vedere quel fuoco fatuo anche a me. Buona fortuna, eh? Sarà Litwick, Gastly, può essere qualunque spettro. Ma perché non mi crede nessuno? Io l'ho visto davvero. Tu fai parte della squadra di ricerca, vero? Ho sentito dire che sei davvero in gamba. Catturare un fuoco fatuo sarebbe facilissimo per un ricercatore bravo come te. Allora ci conto, portami un fuoco fatuo. Sì, è la 20 in realtà. Cattura il fuoco fatuo rosso, ma di chi parla? Rosso. Fuoco fatuo rosso. In realtà sono abbastanza curioso. Prima ancora di tornare alla casa base lo farei. Però diamola a questa. Fabrizio. Sono molto curioso. Dovremmo in realtà anche andare a fare veramente un bisiellaio pazzo per. Allora, qui facciamo ciò. Che è una cosa che dobbiamo fare da un po'. E la facciamo a posto. Creiamo anche un diecino di pesobol e ci riteniamo soddisfatti. Ecco qua, ad ogni modo. Ah no, devo creare la bambola. No, non c'è. Non. Legno 3, 2. Ah, perché. Ma ne avevo 3, non 2. Solo 2? Non ne avevo 3. L'ho perso! L'ho perso! L'ho probabilmente perso! Cadendo da Weirdir. E allora, ragazzi, andiamo. Assolutamente, assolutamente. Avanti. E poi andiamo a prendere sia il pezzetto di legno sia a fare la quest del fuoco fatuo. Andiamo avanti nel gioco. Vediamo che succede. E poi, se non sblocca un'altra mappa, cosa che probabilmente farà. Passiamo prima dalla vecchia mappa, poi dalla nuova. In realtà lo facciamo anche se la sblocca. Altre richieste? Ho avvistato un ponita insolito? Mister Yota del villaggio Giubilo ha avvistato un ponita dall'aspetto alquanto insolito. Ponita Dizzy? Un Mister Mime dietro casa. Pare che un Mime dall'atteggiamento sospetto si aggiri per il villaggio Giubilo. Parla con Mister Sabino per sapere di più. Va bene. Non ci sono altre richieste. Perché ho un Magikarp? Qui cosa significa? Comparse massicce Magikarp, è una cosa nuova. Quindi stanno spawnando molti Magikarp lì. Riferisce al direttore Sorwan. Ok, quindi devo andare semplicemente a reportare a Sorwan, d'accordo. Indecision. Andiamo prima avanti, andiamo prima avanti. Indecision, ma andiamo prima avanti. Tante cose da fare, eh? Non è semplice gestire tutto. Andiamo da Sorwan. Ah, che impresa memorabile. Mi hanno fatto un resoconto dettagliato. Hai domato la collera di Cleavor e riportato pace e sicurezza nella vita di tutti noi. Ti sei battuto con valore per il Team Galassia, benché tu sia uno sconosciuto caduto dal cielo. Meriti il mio rispetto. Tuttavia è presto per riposare sugli allori. Mi è giunta voce di disordini in altre zone colpite dalla collera di Pokémon regali. Perciò continua le tue ricerche sui Pokémon. Mostra al villaggio Giubilo quanto sei prezioso. È tutto, puoi andare. I tuoi compagni devono essere dalla tovaglia di Lino. Raggiungeli. Secondo me, il gioco adesso metterà una roba tipo per andare nella mappa successiva raggiungi il livello X, ma noi l'avremo già raggiunto ampiamente.
Caro Rampei, gradiremmo 3 porzioni dei soliti mochi di patate, please. E ci porti anche qualche altra specialità della casa, se non le dispiace. Sei sulla bocca di tutti, ragazzo. Se penso che hai affrontato Cleavor, ritieniti fortunato se sei ancora tutto intero. Ora ci rispetti, eh. Se posso permettermi, Saidonia era preparato a dovere. Suppongo abbia analizzato con cura le movenze di Cleavor durante la lotta, che sono state un po' deludenti. La sua vittoria è dovuta all'impegno costante che ha dimostrato. Amazing. Grazie ai tuoi sforzi, anche la squadra di ricerca potrà dedicarsi alle sue missioni in tutta serenità. E per star più sereni, perché non provi questa? È una ricetta che ho creato con l'aiuto di Rampei. La palla orba. Una patata fumosa e una felce tonda. Oramai non dobbiamo più preoccuparci di venire aggrediti da Cleavor. È il momento ideale per analizzare i Pokémon della Landa Ossidiana. In realtà, già ampiamente fatto. Saidonia. Ti stavo aspettando, Saidonia. Mi chiamo Spira. Ho una richiesta importante da farti. Puoi venire un attimo con me? Che resti un segreto, ma Isui è stata colpita da una grande sciagura. Centinaia e centinaia di anni fa, gli abitanti di Isui riuscirono a sigillare un'entità portatrice di disgrazie. Ghiatina. Ma ora qualcosa ha rotto il misterioso incantesimo che imprigionava tale minaccia. Bisogna intervenire o saranno guai grossi per tutti. Per favore, Saidonia, ho bisogno del tuo aiuto per ripristinare il sigillo ormai spezzato. Ma che ne sa lei? Ma chi è questa bambina? Grazie, Saidonia. Sapevo di poter contare su di te. Watch this, Lise. You can actually pinpoint the second when his heart rips in half. And now! Spiritomb. Prendi questa roccianima e conservala con cura. Per un attimo ho pensato che fosse Turbolore divina. Pietra particolare che permette di raccogliere fiammelle dai luccichi violacei. Ah, quindi probabilmente Spiritomb qui va ricostruito attraverso i fuochini appunto in giro. Non credo che siano legati alla questa. Quando il sigillo è stato spezzato, tante piccole fiammelle si sono sparse per tutta Isui. Sono 107 in tutto. Sono 107 anime dentro Spiritomb. E la roccianima è capace di assorbire quelle fiammelle al suo interno. Quindi sono i Korogu di questo gioco. E c'è dell'altro. Finché avrai con te la roccianima potrai vedere le fiammelle a occhio nudo. So di chiederti un grosso favore, ma vorrei che tu raccogliessi tutte le fiammelle. Dovrebbe essercene una proprio qui vicino, ok? Dovresti riuscire a vederla. Avvicinati a quella fiammella e prova a toccarla. Lei tutta la notte la passa qua davanti alla stalla. Ok. Quindi praticamente poi ti fai il giro con Weirdir della mappa esplorata per prenderti tutte le fiammelle. La fiammella è stata assorbita dalla roccianima, bene. Sono felice di aver scelto te per la mia richiesta, Saidonia. Se non sai dove cercare le fiammelle, chiedi pure a me. Preparerò anche una ricompensa per quando le avrai raccolte, Spiritomb. Io sono sempre qui, vieni pure a trovarmi. È una richiesta. Ora marcatore non lo volevo attivare, però vabbè. Il giorno dopo. Certo che al salone acconciature del Team Galassia sono un passo avanti. Tanto di cappello, eccola. No, non mi dire, tu sei Saidonia. Hai ammanzito Cleavor, il re delle foreste, no? Sì, sono io. Sei strafamoso, c'è persino chi ti teme perché hai osato domare uno dei favoriti del Sommo Sinnoh. Ah, che distratta, io sono Maru, sono un capitano del Team Diamante, nonché premiata acconciatrice. Ok, quindi la principessa viene acconciata da Maru, forse, il Pokémon. Caperuccia, devo correre a parlare con Soruan, ci si vede? Maru è in difficoltà. Ok, chiaramente shift verso un'altra mappa. Però sapete come va. Hold up. Articoli da non perdere.
al negozio di rarità della ditta Jingo puoi comprare strumenti introvabili altrove. Benvenuto, capiti a fagiolo, ci è appena arrivato un articolo da non perdere. L'articolo del giorno è un set baccaluppo. È tuo per la modica cifra di un K e mezzo. Cosa c'è dentro? Ma se te lo dico ti rovino la sorpresa, allora che dici? Va bene. 10 baccaluppo. Restituisce pipì al Pokémon che la mangia. Se mangiata da un Pokémon selvatico, ne appanna i riflessi rendendolo meno reattivo. Bella. Mi arrivano sempre nuovi articoli, quindi torna a trovarmi se non vuoi lasciarteli sfuggire. Venghino, venghino. Isui è ricca di merce. Ok, questo invece è il vendor classico. Buono che vende i porri officinali. Ragazzi, questi me li compro, un 20 porri. Perché sono rimasto veramente a secco. So che non dovrei. Ma... appunto, il giocare male dell'ultima puntata mi ha... cioè, mi richiede, insomma, ecco, di prendere qualche revitalizzante. E... un quattrino di pozioni che va bene. E un quattrino di questi. E poi ci prendiamo anche la baccamela per fare luring. Mi arrivano sempre nuovi articoli, quindi torna a trovarmi se non vuoi lasciarteli sfuggire. Isui è ricca di merce rare e inusitate. Mamma mia con questo termine. E intanto ragazzi, Chiara mi ha portato il pranzo, quindi ogni tanto mangerò qualcosina. Un buon, un ottimo raviolino. Allora, vediamo se gli oggetti smarriti o le mie robe. Non credo. No. Però tra poco posso sbloccare il filo dell'unione e vedere che si userà con Kadabra, ne sono abbastanza sicuro. Vediamo che cosa impara dal move tutor Cleavor. Ho sentito che il tuo rango membro è salito. Oh, e guarda caso io ho delle mosse nuove da insegnare ai tuoi Pokémon. Molto bene. Molto bene. Allora. Boia. Frana tutta la vita. E Forbice X pure. Vabbè, facciamoci... tra l'altro Calmind è incredibile per lui. Non ho abbastanza soldi, ma... sarebbe il caso. Queste due sicuro. Potrei anche vendere le 40k polvostelle che ho. Che ne dite? E magari. Abbiamo anche altre richieste da prendere. Ora le prendiamo. Mamma quante. Mamma quante cose. Una cosa per volta. Le polvostelle. Eccole qui. Tutte. E andiamo da un vendor qualsiasi, magari proprio da lui, a prenderle. Ricordo ancora gli indumenti che indossavi appena giunto al villaggio. Non immagini la commozione che mi ha ghermita nel vedere qualcosa di così originale. Mi sentivo come se il futuro della moda si fosse palesato davanti ai miei occhi. Mi sono detta, non c'è dubbio, sono al cospetto di un vero intenditore. Ci hai preso. Ovvio, si dà il caso che la mia personale missione sia fare del villaggio una capitale dello stile. Immagino che, vista la tua passione, sarai entusiasta di unirti a me nei miei studi stilistici. Con la tua esperienza nella squadra di ricerca mi saresti molto utile. Ad esempio, mi è giunta voce che l'aspetto degli ippopotas dell'acquitrino vermiglio differisca in base al loro sesso. Sento che mettendoli a confronto potrei partorire idee sublimi. Apprezzerei molto se potessi mostrarmi un ippopotas maschio e una femmina. Quindi queste sono le missioni della mappa paludosa. Piuttosto scontate. Io non posso vendere a Francone, vero? Invece sì che posso, ecco qua. 8k. Mazza! Avrei anche avuto una pepita. Andiamo a farci insegnare anche Calmind. Ragazzi, Cleavor, Calmind, Frana, Forbice X, Levito Roccia e Dio. Che la Levito Roccia mette il dot, no? E poi probabilmente diventerà Roccia Scure. Però, intanto. Mi fa strano insegnare Calmind a un Pokémon fisico. Però.
Ok. Adesso mettiamogliele. Gran set, ragazzi. Gran set. Frana su Ventargento, va bene. Forbice X su Aereo Assalto. Calm Mind su Doppio Smash. Let's go. Dopodiché, vediamo anche cosa impara Stuntler. Niente amuleti, ragazzi. Voglio la hard mode. Prendiamo anche quest'altra quest. Tanto queste quest saranno da fare nella prossima mappa. Ehi, tu cliente, un sondaggio per te. Ti piacerebbe vedere nuovi prodotti in negozio? Ma certo. Il problema è che Tao Hua si rifiuta di rifornirmi di merci. Qualsiasi cosa gli dica, non c'è verso di fargli cambiare idea. Tao Hua, per chi non se lo ricordasse, è il tipo che è a capo della squadra di manufatturieri, sì. Così pensavo che magari tu potresti fare da tramite. Portandogli vediamo tre spighe rigogliose in omaggio, si mostrerà di certo ben disposto. Mi affido a te. Anche queste credo che non siano nella mappa della Rando Ossidiana. Prego. What? Ti stavo giusto aspettando, vorrei che mi portassi un certo Pokémon. Grazie, The Pokémon Company. Sto cercando di promuovere un'iniziativa rivoluzionaria, le foto con i Pokémon. Eppure sembra che nessuno apprezzi la mia idea. Forse perché hanno paura dei Pokémon. Però ho fotografato per caso questo esemplare e allora mi è venuta l'illuminazione. Vedi com'è tenero con quel pelo morbido e vaporoso? Adorabile. Se la gente vedesse una sua foto, ce l'ho già. Tutti vorrebbero farsi immortalare insieme a lui. Questo scatto però lascia un po' a desiderare. Se mi mostrassi un esemplare di questo Pokémon potrei fare una foto come si deve. E ho finito. Così non vi disturbo più col mio mangiare. Ma dovevo rifocillarmi. Scatti misteriosi nella foresta. Beh, questo ce l'ho già in teoria. Mostra il Pokémon della foto a Focusio. Posso già farlo. Posso già farlo. Cosa posso fare per te? È per quella richiesta. Ecco il Pokémon della foto. Ne ho diversi in realtà, credo. Almeno due. Devo solo trovarlo. Tre addirittura. Quattro. Oh, è ancora più durabile che in foto. È proprio il Pokémon che fa il caso mio. Lo immortalo subito. Vediamo. Ah, non ce la fa vedere. Grazie per avermi portato quel Pokémon. Così ho potuto fare una foto magnifica. Con questo riuscirò a dissipare ogni timore e tutti vorranno farsi fotografare assieme ai Pokémon. Puggata. Nuove attrezzature allo studio fotografico. Quindi abbiamo altre cosine. Vabbè, vedremo poi. Abbiamo fatto livellare lo studio fotografico. Possiamo andare da Maru? Non lo farò. Perché abbiamo troppe richieste che adesso cominceranno a popolare il quest log e dobbiamo scaricare. Prendi la mira, tira, centra il bersaglio e boom. Ehi là, che ne dici? Ti va di giocare un po' al tirassegno? Come si fa? Niente di più semplice, basta tirare qualche Pokéball e far scoppiare dei palloni. Facile e divertente, a seconda dei punti che guadagnerai potrai aggiudicarti anche vari premi. Voglio la mia pepita, se riuscirai a totalizzare almeno 10k ti premierò con un premio davvero speciale. Se hai voglia di cimentarti un po' col tirassegno, mi trovi allo spiazzo allenamento. Ci si vede? Ci andiamo subito. Prendiamo però anche la sua quest. Oi là, ricercatore, che fortuna trovarti qui. Mi serve del materiale per preparare una medicina, potresti pensarci tu? La pianta che mi serve ha tre foglie e un sapore talmente amaro da far perdere i sensi. Purtroppo non so dove cresce. Prova a chiedere a Tami della squadra medica, lei ti saprà dire sicuramente di più. Ok, allora. Mamma mia. Ragazzi, ma è richiestopoli, Ma veramente richiestopoli. Ma guarda quante, guarda quante. Sei un fenomeno, anch'io voglio avere un Pokémon come fidato compagno. Ma io volevo parlare con te. Loro cambiano sempre posizione. Ehi, sai qual è la cosa più importante per essere un bravo membro del Team Galassia? Direi essere coraggiosi. No, in realtà è anche quello importante. È il tuo compagno, con l'aiuto dei Pokémon diventi fortissimo. Mi sto esercitando a lanciare sfere, così un giorno potrò catturare un Pokémon. Però dovrei avere Eren. Dovrei usare delle Pokéball vere. Voi della squadra di ricerca ne avete un sacco. Dammene un po', me ne bastano 5. Questa è la richiesta 5, perché non l'ho mai vista? Vabbè, sì, tieni 5 Pokéball. Si può fare. Hai consegnato 5 Pokéball, evviva, finalmente potrò avere un Pokémon tutto mio.
Per ringraziarti, ecco un regalo, della sabbia impegno. Guarda che mi sono impegnato per trovarla. Se vuoi sapere di più, chiedi alla pilla. So già cosa. Ho tre, me ne ha date. Farò un sacco di pratica con le Pokéball che mi hai regalato. Nel frattempo cerca di scoprire il Pokémon più adatto a me durante le tue ricerche. Oh, lui è quello che si era trasferito da poco. Ma tu, c'è qualcosa in te che mi ricorda la mia nonnina. Lei andava molto d'accordo con i Pokémon e lo stesso avverto anche in te. Vorrei vedere con i miei occhi quanto è solida l'amicizia che c'è tra te e i tuoi Pokémon. Spero tu me la voglia mostrare prima o poi. Amici per la pelle, come si fa? Mostrami quanto è solida l'amicizia tra te e i tuoi Pokémon. Credo che quindi sia la friendship. Beh, cavolo, Dewott dovrebbe essere molto mio amico. Oh, ma guarda com'è contento di viaggiare al tuo fianco. Si vede proprio che siete affiatati. La mia nonnina era proprio come te. Lei e i Pokémon si capivano subito al volo. Sono cresciuto osservandola, quindi ho imparato in fretta ad avvertire l'amicizia tra persone e Pokémon. Torna pure a mostrarmi i tuoi Pokémon se ti va. Mi basterà uno sguardo per capire quanto andate d'accordo. Quindi c'è l'amicizia in questo gioco, ma non sembra avere a che fare con le ninjate pazze e sgravate. Abbiamo al campo un'ultima roba. E tra l'altro dovrebbe avere i miei porri officinali. Dovrebbe avere i miei porri officinali il ragazzone. Quindi ne ho comprati alcuni e ho fatto bene. Probabilmente me ne darà altri. E ne pianterei... Ma che fa questo? Oh, taglia. I Pokémon sono temibili, per questo noi esseri umani ricorriamo all'intelletto e agli strumenti. Certo, fai bene. È vero. È come ci siamo evoluti. E tra l'altro anche il villaggio appunto sta progredendo. Andiamo prima da lui? La raccolta è terminata. Oh, sì. Vai, quanto mi dai? Me ne 50, ti prego. 8 radici di erba pipì, 4 levi dal bocci, 8 fiori di erba alle pelle. E i porri? Dammi le ghicocche, va. Pensavo vedesse porri. Ehi, tu della squadra di ricerca, proprio tu mi servivi. Voglio ampliare i campi, ma la terra è così dura che non ce la faccio ad ararla da solo. Del resto, dei campi più grandi gioverebbero anche alla squadra di ricerca, non credi? Siamo sulla stessa barca, o sullo stesso campo. Comunque, vorrei che mi lasciassi un Pokémon di tipo terra. Ce ne ho diversi. O Shellos, o Geodude, ma si chiama un Geodude. È passato QWERTY intanto. Signor QWERTY? Non è il momento. E questo è un bel momento di diretta. Il signor QWERTY ha deciso che doveva fare questa cosa. Sì, consegniamo questo Pokémon serenamente. Grazie al tuo Pokémon potremo coltivare nuovi campi. Oh, incredibile, la terra durissima sembra diventare soffice come bambagia. Finito. Ah, doppio campo? Guarda un po', grazie al vostro aiuto avremo un raccolto eccezionale. Oh, ma che bello. Abbiamo ancora bisogno dell'aiuto del tuo Pokémon. Non hai niente in contrario se rimane un po' con noi, vero? Se poi vuoi sostituirlo con un altro Pokémon che può aiutarci ad arare, basterà chiamarlo. Fantastico. Quindi sì, prima abbiamo livellato lo studio fotografico per fare le foto, ma ora abbiamo fatto una cosa molto più figa, cioè poter piantare due cose. Come sta andando con la squadra di ricerca? È ancora un po' presto per la raccolta, ma forse ancora non ho modo di farne partire due. O magari semplicemente non puoi coltivare due cose diverse, ma aumenta il drop di ciò che coltivi. Andiamo a fare un attimo la quest. Era l'area allenamento, no? Forse no, mi ricordo male, ho capito male, ho letto male. Vediamo un po'. Quella dei palloncini, intendo. Comunque le abbiamo tutte praticamente, le richieste tranne la 10, vero? La 10 continuiamo a non averla. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ok. Dobbiamo trovare sto cavolo di Beasel grande. E lo faremo. Tanto dobbiamo risetacciare la mappa della Landa Ossidiana alla ricerca di fiammelle. Però... appunto, prima direi di vedere dove sono queste cose, questi palloncini. Ti do a segno. Dov'è? 24. Allora, forse non ho capito per niente dove fosse questa roba. Ma per niente. Ok. Andiamo, andiamo. Qui che ci dice questo lavoratore? Se i Pokémon dormono nelle Pokéball vorrà dire che stanno comodi lì dentro. Sì, mi auguro di sì. Ah, devo proprio uscire, devo andare in spiazzo. Ah, è vero, era quello. Sì, giusto, giusto. Lo spiazzo allenamento non è l'area di addestramento, è quella dell'inizio del gioco dove prendi gli starter. Sì.
Ragazzi, quindi altro episodio di Subquest questo, eh. Tanto poi vedo che molte subquest sono nella nuova mappa, quindi bella lì. Andiamo. Prendi la mira, c'entra il bersaglio e boom. Fai scoppiare più bersagli che puoi e diventa il campione del tiro a segno. Se riuscirai a totalizzare almeno 10k punti, ti darò un premio davvero speciale. Hai voglia di metterti alla prova? Certo. Let's see. Ok. Ma io sto spammando, ragazzi. In questo momento sto davvero spammando. Credo che quelli dorati diano più punti, ma in verità sto solo spammando tast, cioè sto solo spammando ZR. Ok, veramente facendo il respammino in questo momento. E ho ancora 34 secondi. Devo muovere. Ok, adesso posso spammare molto meno. Devo fare il per bene. Oh, ne arrivano altri. Buono, buono, buono. Andiamo alla ricerca di quelli dorati, che danno sicuramente molti punti. Comunque, il minigioco è molto più brutto di quello del The Weirder. Cioè, è molto più spammabile. Sto facendo un po' tutto a caso e vedo di aver già raggiunto 12k punti. L'obiettivo che ci aveva dato era 10, quindi GG. Ehi. Ehi. Ok. Volevo distruggerli tutti. Non si può. Probabilmente ne appaiono sempre di nuovi. Ma qui c'era il mondo. Ah, mi ha dato anche altri secondi. Wow. Ok. 5 secondi, dai. Un po' di combo. Oh mio Dio. Ok. 21k, vabbè. Easy. Questa volta hai ottenuto 21k. Oh, sei un fenomeno, hai stabilito un nuovo record. Chi gioca al tiro a segno riceve un premio a seconda dei punti totalizzati. Ecco cosa hai vinto tu, due palle orbe. Se viene lanciata a terra, libera una polvere sottile che riduce la visibilità e permette di non farsi notare dai Pokémon. Ah, però, sei riuscito a ottenere almeno 10k punti. Premio speciale. E qual è? Bevida. Oh, 15 Megaball, questo è ottimo come premio. Più punti ottieni e migliore sarà il premio che riceverai. So che puoi arrivare ancora più in alto. Buona fortuna. E non arrenderti mai. Ragazzi, tanta roba, eh. 15 Megaball è la tanta roba. Ok, torniamo qui. Così andiamo davanti alla porta principale. E facciamo un attimo di mente locale. Allora. Richiesta 4. Dobbiamo farla. Assolutamente. Per la 17 dovremmo allenare Cerrim. Dobbiamo trovare un legnetto. Dobbiamo trovare il Ponyta insolito e il fuoco fatuo. Alla sera. Vai a parlargli per saperne di più. Quindi potremo traccare Ponyta per capire poi cosa fare. Mister Mime dall'atteggiamento sospetto lo faremo dopo. Le fiammelle sparse per tutta Isui. Facciamo il giro. Questa è nella nuova mappa probabilmente. La spiga rigogliosa non credo che ci sia nelle mappe che abbiamo esplorato adesso. La 24 è da fare nella nuova mappa. E la 29 in realtà richiede parlare con la squadra medica. Quindi la farei insieme alla 22 e alla 21 perché riguarda il villaggio. Quindi andiamo a vedere cosa bisogna fare per, ecco qua, parlare del Ponyta. Così poi usciamo fuori e facciamo un bel giretto. Andiamo a vedere Ponyta. E capiamo un attimo anche un po' questo game loop come è organizzato, perché io ho fatto una grande esplorazione della landa ossidiana, però chiaramente se ci sono le fiammelle da prendere, adesso dovrò rigirarmela di nuovo, chiaramente senza fermarmi davanti agli alfa. Sei qui per la mia richiesta su Ponyta, vero? Ottimo, finalmente hanno mandato qualcuno. Alla piana Fer di Cavallo c'è uno strano Ponyta. Non ne avevo mai visti di simili da queste parti. È diverso da quelli che conosco e devo ammettere che mi fa un po' paura. Ma è veramente Disui? Non è possibile perché ci sono Ponyta normali, forse Shiny. Quando sono andato a dirlo al professore si è esaltato e ora vuole indagare. Quindi magari puoi andare tu alla piana Fer di Cavallo e catturare questo strano Ponyta? Probabilmente è Shiny. Quindi ti introducono forse alla visione degli Shiny in Overworld. Avrebbe super sense. Possiamo creare la palla orba? No. Anche qui sono tutti quanti materiali probabilmente della prossima mappa. Un paio di revitalizzanti in più però li voglio. A voglia. Ok.
Che altro? Voglio fare anche un'altra cosa, ma aspettiamo di uscire. Aspettiamo di uscire per farla. Ah, la vendita della pepita. Se no la perdo, è inutile. Vendiamola, ce l'abbiamo qui. Se poi muoio e la perdo è un casino. Però c'è un'altra cosa che voglio fare poi. No? Quanto ho perso? 10k. Che schifo. Ho perso 10k. Sono importanti 10k, porca la miseria. Abbiamo ricevuto segnalazioni di diverse comparse massicce di Pokémon. È una cosa nuova, probabilmente finito Cleavor. Facciamo base della landa. E c'è una cosa che dovevo vedere da molto tempo, ma poi presi da altro non l'ho fatto. E ora lo facciamo. Hai preparato gli strumenti e i Pokémon da portare con te in esplorazione? No. Vedete? A livello di stats non sembra cambiare poi così tanto. Credo che sia una questione di mosse speciali. Gli alfa hanno mosse che loro non hanno. Perché vedete, la velocità e l'attacco è molto in linea. Oddio. La difesa però no, è allenata. E poi sono già allenati tanto. Questa forse è l'altra grande differenza. Che sono già super evsati. Questo comunque a 3, 3, 3, 2. E probabilmente essendo alfa, visto che viene segnalato in HUD, ha un moveset diverso. Magari può imparare anche mosse diverse da lei. Dovremmo provare anche questo. Me li metto qua davanti, così me li ricordo. Quando andiamo dalla pilla, vediamo se impara anche mosse diverse. Però sicuramente Icy Wind non gliel'ho visto al mio Bidoof, quindi... Bene. Porro officinale tutta la vita. Strumento più importante del gioco. Dobbiamo trovare anche il terzo legnetto. Perché mannaggia al palle. Mannaggia a me pure che faccio queste cose. Mannaggia al palle, l'ho perso. Questo Ponyta dovrebbe essere vicino però. Dovrebbe mancare molto a trovarlo, quindi andiamo piano. Dov'è questo Ponyta insolito? Oh, più indietro. Ah, ok, c'è una cutscene proprio. Non è shiny. Non ha senso che sia di Switch, ci sono anche Ponyta normali. C'è un Ponyta dall'aspetto insolito. E si vede. Quindi ragazzi, si vedono nell'Overworld. Ottima notizia. Ottima notizia. Proviamo sta cosa. Adesso ci avviciniamo. No, non è entrato. Praticamente puoi turbo tirargli addosso la roba a sti Pokémon. Hai catturato quell'insolito Ponyta. Vai a fare rapporto. Figo, figo il fatto che si vedano i Pokémon shiny nell'Overworld. Ci sta, finalmente. Allora, prendiamo anche un po' di bacca arancia che le abbiamo finite. Qua stiamo facendo proprio il giretto pazzo. E andiamoci a prendere anche 47 Beezel. Eccoli qua. Quello è sicuramente molto grande. Quello è un Beezel alfa. Non è un Floatzel. Eh sì, è. Beh, bella lì. Let's go. Mi sa che lui farà il caso nostro. Forse voleva semplicemente che trovassimo quest'alfa.
Io devo smettere di pensare che essendo tre livelli più sopra sono messo bene. Switchiamo, switchiamo. Mettiamo Duot. Mettiamo Duot. Compenetriamo l'albero bene bene. È importante farlo. Gli alfa fanno malissimo. Fanno veramente male. Aeroassalto. Non penso proprio che lo shotti. In virtù della sua alfaggine. Arriva il comete. E noi qui tiriamo la Pokémon Ball, come direbbe Giorgio Giovanni. Mega Ball in giallo, dai, al 18, questo sviglia. Fammi piccolo saltino, bravissimo. Se questo non ti va bene, Franco, ora guardo nel Pokédex quanto è grosso. Se questo non ti va bene, faccio l'arrabbio. Vediamo un po'. Sempre 0-6. Ah, perché non ho fatto rapporto forse su di lui. Quindi non me l'ha ancora aggiornato. Probabilmente quello è il motivo. Che non avendo fatto ancora rapporto, non me l'ha ancora aggiornato. E quindi anche questa è fatta, in teoria. Sono abbastanza convinto. Andiamoci a cercare sto legnetto, va? Vi segnalo qui che ho trovato un Bidoof Alpha. Quindi anche se non lo catturerò, segniamolo. C'è un Bidoof Alpha qui che non conoscevo. Ancora non ho trovato il legnetto. E ragazzi, ce l'ho fatta. Tornando nella foresta l'ho trovato abbastanza easy. C'è spazio per lui? Sì, perché stacca. Perfetto. Si torna a casa base. Quindi, controlliamo per sicurezza, Ponyta fatto, di notte mi serve qui, in realtà no, potremmo fare anche la missione del fuoco fatuo, prima di tornare indietro. Hitmages Sense. Andiamo a riposare qui, perché faccio prima. Oh, sono a grappa. Guardate, proprio vicino al Bidoof Alpha trovato prima. Ok, non sono a grato. Andiamo. Facciamo passare la notte. Facciamo arrivare la notte. E andiamo alla spiaggia. Fuoco fatuo rosso. Perché non mi viene in mente niente? Prendo un caffè. Ok. Direzione. La spiaggia. Ah, ma non era qui. Che stupidino. Non è qua. È qua la spianata. Non è una spiaggia, ma è la spianata Filavento. Quindi in realtà mi conviene andare qua. Ma per piacere, Francesco Cilurzo, non ti buttare di sotto. Facci piano. Facci piano. Ok. Notte fonda, fuoco fatuo rosso. Chi è fuoco fatuo rosso? Lo vedrò e dirò, ma che stupido che sono. Però, fino a quel momento, non capirò. Tra l'altro non è traccata la quest, vero? Ah no, in realtà sì, è traccata. Quindi mi fa vedere anche dove andare. Peccato, in realtà qui il tracking non lo avrei messo, un po' come i Bidoof. Non avrei messo il tracking perché così almeno c'è un po' di esploro. Tra l'altro non è un Pokémon. Lì c'è un Golbat, proverei poi a catturarlo magari. Non era uno spettro. Guarda, mi dispiace molto. Ti catturo, dai. Ti catturo, ti porto da lei. Magari ti vuole. Tiro una Pokéball a Muzzo. Dovrebbe funzionare, un 12. Pokéball, cioè Mega Ball a Muzzo e via. Saltino? No, saltone, esce fuori. Oh no, come farò? Io ci riprovo con la Mega Ball a Muzzo. Preso. È un altro Chimchar. Mica male.
Tra l'altro, alleniamolo sto Cerrim. Ah, tra l'altro lo dovevo mostrare, quindi ho fatto bene a non picchiarlo a morte. Ok, non ricordavo, pensavo semplicemente dovessi riferirle robe. Dicevo Cerrim. Sì, Cherubi, perdonatemi. Esemplari che hai visto saltare fuori dalle piante, quindi dovrei un po' farmarmi il bosco. Assorbimento, lo posso fare in serenità. Esemplari sconfitti. Premesso che devo completare la pagina di Cherrim, devo evolverlo. Non penso possa ancora evolvere. Chissà come si evolve, non me lo ricordo. Possiamo metterlo davanti. Per quanto ormai sia retaggio di un gioco Pokémon passato, non serve a niente metterlo davanti. Proviamo a prendere Golbat. Non proprio l'ideale metterci Cherubi davanti. Poi ci mettiamo lui. Bello così. Mi piace molto la regia di questa fight. Forbishakes, non gli dovrei fare troppo male. Perfetto. Facciamogli anche un'altra Forbice X. Non posso fargli tanto altro. Facciamo Calm Mind. E dopo un'altra Forbice X. Scende dal cielo il potere del Calm Mind, eh. Arceus che ti calma la mente. Vai. Arriva il Muerso. Il niente Mif. Ma me lo fai due volte perché sono molto lento. E let's go. Altra forbice. Dovrebbe fare più male di prima. Bene. Era solo io, questo lo sento. È un crit, high crit ratio, però non mi posso lamentare. Mettiamo Stuntler che ben tiene. E Hypnosis cattura con Mega Ball. Vai Stuntler. Arriva il Muerso, benissimo. Proviamo subito la Mega Ball. Proviamo subito la Mega Ball, dai. Yes, primo Golbat, se non sbaglio. Che avevamo visto l'alfa, ma nient'altro. E infatti, primo Golbat. Godopoli centro città, direi. Facciamo di nuovo Cherubi davanti. Guardate low FPS Staravia. E amici, abbiamo finito. Abbiamo davvero finito. Mistero del fuoco fatto. Ponita fatto. I legnetti presi. Le fiammelle. Che appunto è il fuoco fatuo. Ah no, le fiammelle, perdonatemi, sono le fiammelle di Spiritomb. Però non ne ho viste. Cioè io ragazzi ho tagliato un pezzo e quindi ho girato. Ah no, ragazzi, l'ho appena vista una. Allora diciamo questo, ok. Io adesso cercherò le fiammelle, magari dalla prossima mappa, soprattutto perché la esploreremo da capo, cioè da zero. Ma qui non sto a... eccolo qua Cricketion, facendo ancora un po' di scouting. Ecco qua. Ecco qua. Qui abbiamo Cricketion. Dicevo, è inutile che adesso vi condanni a un sacco di backtracking. Backtrackerò io e le prenderò tutte le fiammelle. Però magari vi faccio un montaggio dove le vedete tutte, anche per funzionare un po' da videoguida. Cioè oltre a queste vi farò vedere tutte le altre che raccoglierò. Però non sto a fare la ricerca in... in video, perché altrimenti credo sia piuttosto palloso. Ok, torniamo indietro. Mentre parlo con voi cerco altre fiammelle, ma ne ho vista una. So che non devo, ragazzi, so che non devo. So che non... Oh no. Vabbè, non muoio, vero? Non muoio. Ho preso danno, ma non muoio. Prendo danno, prendo due di danno, perché il pennello diventa bello nero scuro. Tra l'altro per andare di là, devo proprio andare da tutt'altra parte, non serve a niente fare questa cosa. Va bene. Allora, il buono è che queste fiammelle si vedono veramente da molto lontano. Quindi la prossima mappa probabilmente ci permetterà di fare completismo anche delle fiammelle fin da subito. Ma adesso è tempo di chiudere la puntata consegnando le quest. Facciamo un turn in. E tra l'altro grandi porri abbiamo preso. E vediamo che ha da dire Maru. E quella sarà la chiusura dell'episodio. O magari chiudiamo poco prima di Maru. Vediamo. Decido tra poco. Torno indietro. Andiamo a casa base. Facciamo anche del tattico rapporto.
Alfa. Ok, non mi dà bonus per gli shiny. Abbiamo quasi 20k, amici. Ok. Molto bene. Cleavor ha il livello 6. Muy bien, muy bien, muy bien. Ponita completato? No, l'avevamo già completato. Beasel sicuramente. Ok, è arrivato il momento della verità. Tornare al villaggio. Ebbene, torniamo pure al villaggio. La squadra di vigilanza provvederà a scortarci. Dicevo, se quel tizio del Beasel grande adesso non mi prende l'alfa, io gli tiro questo in testa. Ma veramente glielo tiro nel muso. Non ho Weirdir, mi devo abituare a questa cosa. Okay. Mi piace molto Weirdir. Ok. Passiamo intanto a fare il consegnino qui. Allora, hai catturato un fuoco fatuo? Sì. In realtà lo avevo già. Inconsapevolmente. Sì, è lui. È questo il fuoco fatuo che ho visto. Ma pensa te. Dunque era un Pokémon. Beh, che dire, ti ho chiesto di catturarne uno e l'hai fatto. Voi della squadra di ricerca siete davvero in gamba. Ma adesso cosa racconto a Martin? Non so se mi sento pronto ad ammettere la verità. Ah, un fuoco fatuo! Aiuto, Charlie! Ok, ci crede, basta. Raccontagli una menzogna per sempre. Oh, caramella esperienza S. Potremmo darle a Cherubi, sperando che evolva una certa. Ragazzi, non resisto. Non resisto. Devo fare completismo delle quest. Cherry. Evoluzione. Non mi ricordo come evolve. Se la mossa... ok, Cherrim è un Pokémon... No, ma io voglio sapere come si evolve. 25. Ok, posto. Leveling. Vai, vai. Piglia tutto. Piglia tutto, piglia tutto. 25, a posto, a posto. Eccolo qua. Il maledetto. Io ti ho portato un Beasel più grande del tuo. Perché se questo non è più grande del tuo... Altezza 1,26 m. Capisci? Tu lo volevi di 80 cm. 1,26 m. Oh. Incredibile, avevo sentito parlare di Pokémon più grandi e più piccoli, ma mai avrei pensato di vedere un Pokémon così gigantesco. Fianco a fianco, questi due Beasel mi sembrano quasi padre e figlio. Mi viene voglia anche a me di far parte di questa allegra famigliola. Guarda che nasino che ha quello più piccino, un vero amore. E quello più grande, basta uno sguardo al suo galleggiante per sentirsi sicuri. I Pokémon possono avere dimensioni diverse e possono anche trasmettere impressioni diverse. Per rendere le ricerche ancora più interessanti, si potrebbe far caso alla grandezza dei Pokémon che si catturano. Ti ringrazio per avermi dato una mano. So che le missioni della squadra di ricerca non sono una passeggiata, ma faccio il tifo per te. Ma mica gliel'ho regalato, vero? Invece sì. Il tuo borsello è pieno. Beh, gli ho regalato un Pokémon Alpha. Comunque, credo di aver capito quindi a cosa servono i Pokémon Alpha. A flexare il fatto che sono grandi mentre li butti in campo. Cioè, questa è la differenza. La figata è questa. Detto questo... Io ho regalato un Pokémon Alpha a Franco, va bene, è il prezzo da pagare per riuscire ad avere questa cazzo di quest 4 completata. Signori, andiamo a vedere cosa hanno da dire i belli imbusti qua dentro e si chiude. Perché ho consegnato tutto, vero? Manca quello del Ponita. Manca quello del Ponita. Manca quello del Ponita e poi ci siamo davvero. Oh ragazzi, quante quest. Bello, eh? Questo avere un sacco di attività da svolgere in Pokémon è una boccata d'aria fresca. Sei riuscito a catturare quello strano Ponita. Lo sapevo io che facevo bene ad affidarmi alla squadra di ricerca. Una volta un mio amico di Galar ha visto i Ponita qui a Isui ed è rimasto sconvolto. Gli sembrava strano che avessero le criniere infuocate, quindi Galar esiste già come tale. Ma insomma, l'avevamo detto, probabilmente Laven è di Galar.
All'inizio non capivo il motivo di tanta esaltazione, ma ora che so che esistono anche Ponita con la criniera blu, mi chiedo quante altre varietà di Ponita esistano al mondo. E non solo Ponita. Chissà quante altre specie di Pokémon hanno colori diversi. A voi il compito di scoprirlo, membri della squadra di ricerca. Bene. E anche questa è fatta. Sì, sì. Un'altra fiammella. La prendiamo subito. C'è da fare anche il giro del villaggio. Pensavo che nel villaggio ci fosse solo quella del tutorial, invece no. Ah, ci sono ancora 5 fiammelle che vagano per questa zona. Non ho notato allora questo prompt la prima volta che ho preso la fiammella alla ossidiana. Probabilmente stavo parlando con voi e stavo guardando se la registrazione fosse a posto. I Pokémon sono temibili. Per questo noi esseri umani ricorriamo all'intelletto e agli strumenti. Il tipo che taglia l'albero di giorno, ok. Let's go. Ragazzi, ci siamo. Scopriamo. Tanto il Mr. Mime lo facciamo nella prossima puntata, magari. Le missioni del villaggio ce le teniamo per la prossima. Appena usciamo. Prima di andare nella nuova mappa. Ora anche Ursa Luna. La principessa è un'evoluzione di Ursaring. Ciò significa che quell'inspiegabile colera può scatenarsi anche in Pokémon non regali, forse? Non ho ricevuto dispacci da Damon e Perula. Ad ogni modo non mi sembra prudente ignorare la questione. Ma come, non è regale? Capitano Maru, le sono grato per avermi informato dello stato di Ursaluna. Forse Ursaluna è semplicemente un Pokémon alfa? Il nostro leader, e non è la principessa, il nostro leader ha un sacco di cose da fare e il capitano che si occupa di Ursaluna non mi sta ad ascoltare. No, ok, Ursaluna è qualcos'altro. Però un capitano è preposto, quindi è un Pokémon sacro, non è un alfa e basta. Non è lei però, non è la principessa. Gli unici a cui posso rivolgermi siete voi del Team Galassia. Se non erro è Genaria del Team Perla. Il capitano che si occupa di Ursaluna. Quindi un altro Pokémon del Team Perla è il prossimo. Tra tutti i capitani è quella più testardamente rispettosa delle tradizioni. Genaria, ho una missione per te. Vai all'acquitrino vermiglio e raccogli informazioni su Ursaluna. Ti autorizzo all'offensiva se necessario. Che plot twist, ragazzi! Pensavo che avremmo fatto la quest sulla principessa. E invece... E invece no, Ursaluna. L'area da esplorare per questa ricerca è l'acquitrino vermiglio. È un luogo abitato da Pokémon ben più temibili di quelli della landa ossidiana. La sua conformazione è ostica, con valli scoscese e dirupi a picco sul mare. Sono curioso di vederne il level design. Hai raggiunto il rango giusto per occuparti della missione all'acquitrino vermiglio. Non so quale sia però. Ti darò le informazioni di cui hai bisogno. Per prima cosa dirigiti all'acquitrino vermiglio e raggiungi le rovine Flemma, quindi Flemminia. Le rovine Flemminia sono quelle degli Unknown, troveremo gli Unknown? Interessante. Il capitano di Ursaluna si trova lì, probabilmente quella grotta. Allora forse sono davvero incisioni degli Unknown, quelle a sinistra della grotta che avevamo visto nel trailer? Oh fuck, quanta roba! Non vedo l'ora di finire le quest del villaggio e buttarmi a capofitto in questa nuova avventura. Ragazzi, finisce qui questo episodio. Splendido, splendido. Mi sono divertito molto. Altro completismo, ma anche Ursaluna, nuovo Pokémon. Sto per scoprire qualcosa di nuovo che non si è mai visto nei trailer. Wow, figata. Grazie mille per essere stati con me. Io chiudo questo episodio e ne apro un altro in registrazione in un nanosecondo. Live your own legend, oggi più che mai. Ciao.